credo che qua sia solo una questione di sapere fare il proprio lavoro, di utilizzare i materiali giusti e di sapere da chi acquisti e che cosa fare. Diversamente non ci si può chiamare impresari. Sono Gianni Gibellini, presidente nazionale dell'EFI, Eccellenza Funeraria Italiana. Volevo parlare un po' su quello che è la concorrenza sleale, l'apertura di tante imprese, tante agenzie che non hanno strutture, che non hanno assolutamente alle spalle niente e fanno queste cose proprio perché sono agevolati da pochi controlli, danno luogo ad acquisti sicuramente di materiali, di cofani e quant'altro di dubbia provenienza, senza alcun timbro, come dicono le nostre leggi attuali, che sono importanti per sapere la provenienza, la ditta che li ha fabbricati e quella che l'ha fornita. Questi non ci sono e vanno aggiunti a tutte quelle altre illegalità che poi danno fine il perché queste imprese aprono, ce ne sono tante, ma secondo me effettive, che svolgono l'attività e che possono chiamarsi imprese di onoranze funebri, non ce ne sono nemmeno la metà. Io non ce l'ho assolutamente con nessuno, ma credo che per fare questo lavoro, per intraprendere questa attività, ci vogliono delle cose essenziali, che sono una sede, del personale regolarmente assunto, e non si può gestire un'impresa con almeno 4 persone, perché per portarne a salvo non lo puoi, per restare anche in quelle che sono le leggi di tutela dei dipendenti. Ma il tutto va poi a ricondursi a un discorso di acquisti di materiali non regolari, di provenienza, lo ripeto ancora, e non si sa di quale tipo, di chi li ha fabbricati, e anche gli acquisti di tutte le altre cose che gli permettono poi di completare tutto il disegno che hanno loro di illegalità e anche praticamente di concorrenza sleale in chi risponde e rispetta tutte le norme, tutte le regole. Ecco, ci tengo a precisare per molti colleghi che al limite hanno la possibilità di vedere questo servizio, di dire che l'EFI non è quella che qualcheduno ha pitturato come una federazione soltanto di persone importanti, di persone che hanno avuto il coraggio di investire e che molti imprenditori che lo vorrebbero fare non lo possono fare per questo circuito di illegalità e di evasione fiscale che non gli permette di poter far sì di fare un investimento, una piccola struttura, una piccola casa funeraria, una piccola casa del commiato, che gli potrebbe sicuramente valorizzare di più la sua professionalità. La cosa importante è far vedere i prodotti che tu hai a disposizione, i cofani che tu hai e tutti gli altri accessori che servono. Dopo sicuramente aver acquistato da persone o da imprese veramente serie, corrette, che ti forniscono il materiale che vanno poi a metterti in fattura, ti parlo di essenza e quant'altro. Lo credo indispensabile perché non sai mai chi hai di fronte. Quindi le persone hanno bisogno di vedere il cofano che gli dai, l'urna e quant'altro, che può essere una cosa aggiunta al servizio, perché adesso con questa incentivazione e con questa grande richiesta della cremazione il servizio si è un po' impoverito, però io credo che invece ci siano tanti, perché il funerale va fatto in tutti i modi, anche se c'è la scelta della cremazione, quindi non è detto che ci vuole una cassa modestissima, però ci vuole una cassa che dia la dignità per questo servizio e per quello che può essere il funerale vero e proprio. E poi dopo serve l'urna, quindi vanno proposte diversi tipi di urna. E l'impresario, a mio avviso, deve essere in grado di far vedere tutto questo materiale nella sua sala mostra e di non pensare di avere davanti solo un ricco o un povero, assolutamente. La scelta la devono fare loro, in base a quello che può essere di loro gradimento e quant'altro. Io ultimamente ho visto qui nelle nostre zone, posso dire a Carpi, ho sentito una cosa che credo vergognosa per un servizio funebre, che era una cassa
sicuramente non regolare, e durante il funerale perdevi liquidi e non è stata neanche potuta portare in chiesa per la cerimonia. Beh, queste cose sono cose che non succedono neanche in Bangladesh. Ecco, io credo che qua sia solo una questione di sapere fare il proprio lavoro, di utilizzare i materiali giusti e di sapere da chi acquisti e che cosa fai. Diversamente non ci si può chiamare impresari funebri. Sento e sembra che noi siamo solo una federazione per pochi intimi, non è vero niente. Noi stiamo tutelando tutte le imprese e non abbiamo chiesto niente a nessuno. Io sono uno di quelli che direi che non dobbiamo neanche chiedere delle quote. Noi ci siamo messi a fare questo discorso, che non l'ho mai pensato, me l'avevano chiesto delle altre federazioni, di fare questo discorso di politica sulla funeraria, perché quando ho visto sulle mie spalle che fare un investimento di diversi milioni per una cosa che credi, per portare avanti, per tutta la famiglia, per i miei dipendenti, e vedere che ti apre uno di fianco che ti vende un servizio sotto costo e nessuno dice niente. Questa è una cosa che va urlata in giro, non è possibile farla. Bisogna chiamare dei controlli e bisogna farsi perché tutela l'impresario. Chi lavora sotto costo, prima o poi va a gamba all'aria. E poi cosa fanno? Il giorno dopo intestano la licenza alla moglie. Vanno avanti e lasciano dei debiti in giro. Sotto costo non si può lavorare, i più bravi emergono, però bisogna dare la possibilità agli imprenditori che vogliono investire e che vogliono dare più professionalità, un servizio diverso ai propri clienti, di poterlo fare senza avere la paura che ti apra uno di fianco, senza autorizzazioni legali, senza controlli, e che è veramente il tumore e il cancro di questo sistema e di questo lavoro.